A voi tutti il più cordiale buonasera e benvenuti presso il centro dell'Agora Fitness, perché sta per avere inizio la finalissima della nonna edizione del torneo Inčekalnen Junior. Sono sopravvissute queste due squadre, l'Atletico Sabotino e il San Donato B, ai due gironi. Erano infatti suddivisi due gironi da quattro squadre e sono arrivate in finale, riuscendo a superare anche poi le semifinali, esattamente l'Atletico Sabotino contro il San Donato A, mentre il San Donato B, ovvero la seconda squadra del San Donato, ha battuto il Maracanã Fondi, e dunque si affrontano per questa importantissima finale queste due formazioni. In questo momento lo speaker Domenico Ippoli sta presentando stile americano le due squadre in campo. Sono infatti schierate sul terreno di gioco, è già schierata infatti la squadra del Sabotino in maglia verde, adesso sarà la volta del San Donato B, che dovrà scendere dunque in campo al centro del campo insieme appunto alla formazione avversaria. Vi leggiamo velocemente le formazioni che si affronteranno in questa splendida serata di sport, che poi, lo ricordiamo, culminerà anche con la finalissima dell'Inčekalnen. L'Atletico Sabotino scende in campo con Giacomo Liceti con il numero 1, con il numero 2 Valentino Morello, con il numero 3 Alessio Recanello, con il numero 4 Bruno Rosiano, con il numero 5 Manuel Ronzano, con il numero 6 Luca Vanon, con il numero 7 Andrea Perotti, con il numero 8 Stefano Mungillo, con il numero 9 Mattia De Bei, il 10 Cristian Spolon, l'11 Luca Pergolaro, con il numero 12 abbiamo Matteo Munari, con il numero 13 Simone Bosco, il numero 14 Nicolò Andriollò, con il numero 15 Rinaldo Merolozzi, mentre con il numero 16 Matteo Raffaiani. Non sappiamo se tutti sono presenti, tutti questi effettivi sul terreno di gioco, sicuramente ci sarà qualche assenza, abbiamo infatti visto che i giocatori non sono effettivamente tutti quelli che abbiamo in elenco, mentre per il San Donato B la formazione è la seguente: con il numero 1 abbiamo Lorenzo Ballerini, con il numero 2 Marco Califano, con il numero 3 Davide Centra, il numero 4 Enrico Dallamora, il numero 5 Andrea Di Girolamo, il numero 6 Ezio Marocco, poi abbiamo con il numero 7 Alessandro Di Maggio, il numero 8 è Gabriel Bertacchini e poi per concludere Andrea Marinelli. L'allenatore del San Donato B è Giuseppe Lestingi, mentre per quel che riguarda l'Atletico Sabotino abbiamo come mister Alessandro Micheletti. Gli arbitri sono Veneroso e Prezioso, dunque ci apprezziamo dopo le foto di rito a vivere questo momento importante di sport. Due squadre, lo ricordiamo, che sono della categoria 99 e che sicuramente daranno vita a una finale molto spettacolare. Ci sono tutte le carte in regola, tutte le premesse per poter assistere a una gara davvero molto molto emozionante e molto combattuta. Sono le due squadre migliori, lo ricordiamo, di questa edizione 2012 dell'Inčekalnen Junior. Stanno per essere ultimate le formalità di rito con le foto che sono state appena effettuate al centro del campo. Confabulano i due direttori di gara che sono chiamati a dirigere l'incontro, e adesso le due squadre sono riunite in panchina per dar vita probabilmente alle ultime direttive da parte dei propri mister e anche per trovare la giusta concentrazione, la giusta carica. L'impianto è praticamente gremito in ogni ordine di posto per quel che riguarda la tribuna centrale. Poi abbiamo tante persone che sono anche assiepate ai bordi del campo per assistere a questa importantissima partita. Ci risentiamo dunque fra qualche minuto per il calcio d'inizio di questa gara. Sta dunque per iniziare la partita tra Atletico Sabotino e San Donato. Purtroppo abbiamo scoperto che la formazione del San Donato non possiede i numeri di maglia, dunque sarà molto difficile riuscire a riconoscere i giocatori in campo per la squadra appunto del San Donato. Cercheremo comunque di avvalorarci di il contributo di qualche appassionato che può magari venirci a dare una mano per quel che riguarda appunto la numerazione dei giocatori del San Donato. Abbiamo comunque in questo momento il possesso di palla gestito da Marinelli, che allarga sulla destra per Bertacchini. Ancora Marinelli che viene contrastato. C'è poi Marocco che riesce a conquistare questo pallone. Allora adesso è il San Donato che può ripartire con questo lancio in profondità. Il portiere del Sabotino riesce ad uscire tempestivamente, poi c'è questo calcio di punizione che viene fischiato. È rimasto comunque un giocatore a terra per quel che riguarda il San Donato. Numeri di maglia con effettivi nomi in campo. Chiediamo la cortesia agli allenatori di segnalarci eventuali protagonisti di grandi giocate e di marcature. Il San Donato, che probabilmente è stato costretto a giocare con la maglia nera proprio per cercare di contraddistinguersi con il colore invece del Sabotino, che è appunto in maglia verde.
abbiamo dunque delle difficoltà che sono dunque giustificate da questo fatto. Intanto c'è questo intervento in scivolata molto robusto operato da un difensore del San Donato con Spolon che è stato anticipato in fallo laterale. Abbiamo poi Ronzano che ha rimesso il pallone in gioco. Poi ancora un giocatore del San Donato che prova questa progressione sulla fascia destra, fermato però, e c'è dunque in questo momento Spolon che può rimettere il pallone in gioco. Il pallone ancora in fallo laterale, partita molto equilibrata, le due squadre si stanno sicuramente affrontando con molta circospezione. Sarà importante partire bene chiaramente per poter incanalare poi la partita sui binari giusti. Intanto arriva questo traversone che stava per creare un pericolo alla porta difesa da Liceti. Colpo di testa che però è terminato sul fondo. Okay. Il portiere intanto, ve lo ricordiamo, è Vanon. Tutti i numeri cambiati, so. Il portiere, ricordiamo, intanto è Vanon, c'è intanto questo lancio in profondità. E constatiamo adesso che purtroppo i numeri di maglia sono diversi anche rispetto alla lista che ci è stata fornita a inizio partita. E diventa dunque a questo punto molto difficile riuscire a fare una telecronaca cercando di identificare in verità i giocatori in campo. Ci faremo intanto aiutare da qualche appassionato. La partita comunque è, dopo due minuti di gioco siamo ancora sullo 0-0, c'è intanto questo lancio in profondità e c'è il portiere Vanon che è riuscito a respingere il pallone in fallo laterale. Fallo laterale che viene adesso battuto. Dopo 5 minuti di gioco circa il risultato è ancora comunque a reti violate di 0-0. Il San Donato che può tentare l'affondo sulla sinistra. C'è questa conclusione. Sono tutti comunque ragazzi classe 99, quelli del San Donato B. Intanto c'è questa progressione con il numero 10 del Sabotino che ha provato a incidere su quella fascia. L'organizzazione di Paolo Finestra in particolare, proprio quella di vedere. E poi il pallone termina in fallo laterale. Nella finale dei grandi i presupposti ci sono tutti. Poi quello del pallino non è Riccanello, che numero è? Vabbè, però mi serve il numero. Stiamo cercando chiaramente adesso di riuscire a identificare quantomeno i giocatori della squadra in maglia verde che sono stati dotati di numerazione. Almeno per quel che riguarda l'Atletico Sabotino siamo adesso in grado di poter identificare i giocatori in campo. Adesso però è il San Donato che può provare sulla sinistra un affondo con un proprio giocatore, guadagna calcio d'angolo la squadra del San Donato, anzi no, i direttori di gara hanno concesso la rimessa a favore del Sabotino che può dunque rimettere il pallone in gioco con Liceti. Lancio in profondità che intendeva raggiungere il numero 10. Il numero 10 Ronzano che adesso sta rigiocando il proprio pallone. E c'è quindi adesso Spolon che ha tentato di rilanciare il pallone in avanti, il pallone che è terminato in fallo laterale. Adesso abbiamo Perotti che può rimettere il pallone in gioco con Liceti che però si fa anticipare adesso San Donato che può ripartire sulla fascia sinistra con il proprio giocatore. C'è quindi Mungillo che può ripartire sulla destra. Se ne va Mungillo, viene però contrastato. Ancora Mungillo che è caparbio a recuperare pallone e a servirlo al proprio compagno. Pallone però termina in fallo laterale e sarà il San Donato a riprendere questo, con questo, questa rimessa laterale appunto il pallone. Partita che fino a questo momento non ha riservato molte emozioni. Due squadre che sicuramente stanno cercando di non concedere spazio alle rispettive, ai rispettivi attaccanti. Non ci sono state particolari occasioni da rete. Adesso vediamo però il San Donato può affondare sulla destra.
e c'è questa conclusione che viene neutralizzata molto bene dal portiere Vanon. San Donato dunque pericoloso, arriva poi il gol, arriva il gol proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Cerchiamo adesso di capire l'autore del marcatore, di questa marcatura. È stato un calcio d'angolo che ha pescato al centro dell'area di rigore, segnato da Di Girolamo. Di Girolamo dunque che ha portato in vantaggio San Donato grazie a questo spunto su calcio d'angolo. È stato battuto il portiere Vanon da questo preciso rasoterra che è stato operato appunto da Di Girolamo. Dunque vantaggio del San Donato B dopo circa 10 minuti di gioco. La formazione in maglia nera è riuscita a spezzare l'equilibrio. Adesso vediamo quale sarà la reazione da parte del Sabotino, che può ripartire con Mungillo. Perde però il pallone Mungillo, arriva poi il lancio a liberare e a spazzare una situazione di particolare pericolo. Intanto sul terreno di gioco è entrato Munari per cercare di dare maggior peso all'attacco del Sabotino. Risultato che premia sempre il San Donato B grazie al gol realizzato da Di Girolamo. Attenzione intanto, Munari che ha servito il proprio compagno di squadra, il numero 9 Ronzano, che ha provato la conclusione, è stato però ben contrastato. Rinvio da parte del portiere del San Donato, da quelle parti però può abbrancare il pallone in presa Vanon, che poi sbaglia però, non si capisce con il proprio compagno atletico Sabotino, che sembra aver accusato il gol incassato da Di Girolamo. E dunque fallo laterale questa volta a favore del Sabotino, che può rimettere il pallone in gioco. Ancora però conquistato il pallone della squadra del Sabotino in maglia nera, e poi fallo laterale che viene concesso dall'arbitro Veneroso. Conclusione intanto che viene ribattuta, c'è il San Donato che sta cercando questa sortita offensiva, arriva anche il secondo gol. È stato splendido davvero questo spunto, meraviglioso davvero la conclusione che non ha lasciato scampo al portiere del Sabotino Vanon, battuto da questo preciso diagonale. È stato proprio Centra che tiene proprio fede al suo cognome, centrando la porta difesa da Vanon, che poco ha potuto di fronte a questo tiro fulmineo fulgurante. 2-0 dunque a favore del San Donato B grazie alle reti realizzate prima da Di Girolamo e poi da Centra. Vediamo adesso se il Sabotino riuscirà in qualche modo a reagire, ma ci sembra comunque molto più disinvolto, molto più in partita la squadra del San Donato B, che oltre ad aver segnato due gol sta continuando a creare pericoli ancora una volta. Ci è sembrato proprio l'autore del secondo gol Centra ad aver impattato il pallone. Manca comunque ancora un'infinità per il Sabotino, c'è la possibilità di recuperare. Pallone intanto in avanti per Munari, il pallone del, che è stato però in qualche modo rinviato dal portiere del Sabotino, e poi l'azione si è spenta sul fondo. C'è allora a questo punto Spolon che invia il pallone in avanti, intendeva servire Munari anticipato però, e poi mette il pallone in fallo laterale lo stesso Spolon. Teniamo che ce ne saranno diverse questa sera visto il notevole afflusso. C'è un cascai bianco da spostare. Tanto attenzione, il pallone messo al centro, questa volta è bravissimo però Vanon a chiudere lo specchio della porta e a evitare il terzo gol al passivo. Grazie alle reti di Davide Centra. Ancora San Donato che sta creando pericoli davvero in sequenza con questi calci d'angoli. Attenzione però, ancora la conclusione e un salvataggio proprio di Spolon in calcio d'angolo. San Donato dunque che continua a pigiare il piede sull'acceleratore, vuole chiudere probabilmente la partita nel primo tempo. Sta imponendo un ritmo infernale alla squadra del Sabotino, costretta a difendersi. Arriva un'altra conclusione che viene questa volta ribattuta in fallo laterale da Ronzano.
pallone che viene abbrancato in presa da Vanone e può dunque ricominciare l'azione con Spolone che serve Munari. Lascia il pallone poi molto bene a Perotti che allarga sulla destra, non riesce però a raggiungere il pallone Ronzano che lotta senza però riuscire a tirare in porta, guadagna però un fallo laterale e si occupa della battuta Liceti. Pallone spedito al centro dell'area, attenzione, situazione di 3 contro 1 per la formazione del San Donato B, lancio però sbagliato. C'era la chance, la possibilità di poter far male in questa circostanza. Il San Donato B però non è riuscito a concretizzare come avrebbe potuto una favorevole occasione. Intanto vediamo che Ronzano prova a condurre questa azione offensiva. Lotta intanto Spolon, guadagna il pallone, lo riesce comunque ad allontanare da una zona molto pericolosa. Ancora il San Donato B che può dunque cercare di distendersi sulla fascia destra, c'è forse un fallo che però non viene concesso, arriva un'altra conclusione realizzata dal San Donato B che sta davvero ipotecando la vittoria di questa finale. La terza rete realizzata probabilmente da Centra, che era stato anche il giocatore che aveva segnato il secondo gol. Ha un sinistro davvero fantastico questo Centra, che ha fatto male tutte le volte che ha provato a concludere. Attenzione, tanto Munari ha provato un paio di accelerazioni, è stato però contrastato molto bene. San Donato Big adesso ci prova con Munari che segna, realizza il gol dunque che riapre la partita. Bravissimo Matteo Munari, che anche in precedenza era stato protagonista di una accelerazione che però si era spenta. Adesso invece Munari ha accorciato le distanze 3-1 e dunque Sabotino che può in qualche modo cercare di riaprire una partita che sembrava chiusa dopo il secondo gol di Centra. Ancora Munari che lotta caparbiamente, perde però il pallone. Abbiamo poi ancora una gran parata e si scrosciano gli applausi dalla tribuna per questa parata di Vanon. Intanto un fallo di mano che è stato commesso dal San Donato, dunque può ricominciare la formazione in maglia verde. Spolon lancia in avanti sempre per Munari, anticipato però dal portiere del San Donato B che dunque evita il peggio senza badare all'eleganza in questa circostanza, ha cercato semplicemente di allontanare un pericolo. Rimessa laterale a favore dell'Atletico Sabotino, già battuta dallo stesso Spolon che sta giocando molti palloni. Sbaglia in questo caso Spolon, cerca di rimediare con questa giocata a Mungillo, perso il pallone però, e allora Centra può ricominciare. Munari poi, che è stato l'autore del 3-1, ha suonato la carica alla sua squadra, che effettivamente non ha iniziato nel migliore dei modi questa finalissima, probabilmente c'è anche molta tensione nelle gambe dei giocatori in maglia verde. Ancora Spolon può girare il pallone, doppio contrasto, palla recuperata dal giocatore del San Donato che viene messo poi a terra proprio dal numero 4 Raffaiani, e calcio di punizione che viene guadagnata dal San Donato Pontino B che lotta su tutti i palloni in maniera molto convincente, molto efficace, anche in questo caso guadagnato molto bene il calcio di punizione. Ci sembra proprio Centra ad armare il destro in questo calcio piazzato, viene però respinta la sua conclusione da Munari. Quindi si spegne anche questa potenziale occasione per il San Donato Pontino, che comunque ci prova con questo sinistro. Probabilmente è stato Di Girolamo, perché è stato, se non andiamo errati, ma bisogna sempre prendere tutto con il beneficio di inventario perché chiaramente non siamo aiutati dai numeri di maglia. Dovrebbe essere stato Di Girolamo comunque aver concluso. Pallone ancora a centrocampo, fallo che viene commesso abbastanza netto da Mungillo.
Alessandro Negri. Sempre il San Donato B che ci sembra comunque aver interpretato il match nella maniera migliore e sta ampiamente meritando questo vantaggio che è scaturito grazie alla doppietta di Centra e al gol iniziale di Di Girolamo. 3-1, siamo, abbiamo ormai superato la metà del primo tempo. Arriva un'altra conclusione, ma il direttore di gara però deve far ripetere perché doveva fischiare la ripresa del gioco, cosa che invece non aveva fatto in realtà. Mentre davvero rimaniamo impressionati dalla quantità del pubblico presente, davvero una bella giornata di sport, di festa, non soltanto le tribune piene ma anche molti appassionati che sono praticamente assiepati in tutte le zone del campo. Ancora un calcio di punizione, due uomini in barriera e ancora una volta è Munari a calamitare il pallone perché gli viene praticamente carambolato addosso. Attenzione però, c'è ancora il quarto gol da parte del San Donato B. Questa volta la difesa del Sabotino però sicuramente è apparsa distratta e ci sembra proprio Centra ad aver segnato il quarto gol. Centra che sembra veramente infallibile, segna da tutte le posizioni del campo e fino a questo momento il Sabotino non gli ha affatto preso le misure. Tripletta da parte di Centra che sembra davvero ubiquo e dotato di un grandissimo piede con cui ha fatto molto male fino a questo momento. Ancora il San Donato B che può provare, pallone però perso, a questo punto può ripartire appunto Spolon con Munari, pallone che viene servito d'esterno, intendeva raggiungere Rosiano ma non è riuscito però Munari a far pervenire il pallone al proprio compagno di squadra. Fallo laterale che viene a questo punto battuto da Perotti, ancora un contropiede però del San Donato B che quando riparte è davvero esondante. Riesce soprattutto a trovare sempre dei varchi che non sono comunque controllati, coperti dalla squadra del San Donato, del Sabotino. Ancora arriva il solito Centra che lo troviamo praticamente dovunque. Tiro pericolosissimo sul secondo palo. San Donato B che ci sembra davvero energico in ogni zona di questo terreno di gioco che lo ricordiamo è in quarta generazione e il Sabotino sta pagando sicuramente la miglior reattività, miglior prestanza fisica anche possiamo dirlo della squadra del San Donato B. Ancora però l'Atletico Sabotino che ci prova adesso con Spolon, rimette il pallone in gioco, poi viene nuovamente ribattuto in fallo laterale. Ci prova comunque generosamente la squadra dell'Atletico Sabotino a ridurre il parziale. Ancora un pallonetto, arriva questa conclusione di probabilmente ancora di Centra che sta veramente impressionando per la quantità di palloni che sta giocando e anche molti dei quali molto bene. Si lotta intanto a centrocampo furiosamente, esce vincitore per un attimo il Sabotino, pallone però irraggiungibile per Munari, cioè il portiere del San Donato dunque che può riprendere il pallone. Pressione da parte del numero 2 del Sabotino. Intanto Munari, pallone nuovamente recuperato dal San Donato ed è proprio Riccanello che ha commesso questo fallo, entrato da poco Riccanello per cercare di dare un contributo sulla parte destra del campo. Intanto un nuovo calcio di punizione ribattuto e c'è ancora questa staffilata che è stata tentata dal San Donato B, ancora una deviazione fortuita, sta dominando la squadra del San Donato B,
pallone che viene ribattuto, attenzione, Munari ha una buona possibilità, cerca di fare scudo con il corpo ma viene anticipato, cade poi a terra Munari. Torneo, lo ricordiamo, che è stato organizzato da Mauro Rubba. Torneo ben riuscito che ha fatto da corollario, da sicuramente da apripista al più titolato torneo del Linghe Gallen, un torneo junior che comunque è riuscito veramente molto bene. 8 squadre partecipanti, lo ricordiamo, divise in 2 gironi, poi semifinali e finali, e si è visto anche del bel calcio. Anche stasera stiamo apprezzando delle giocate sicuramente pregevoli, sicuramente raffinate, e c'entra dato una dimostrazione di tutto questo. Ci scusiamo naturalmente per non riuscire a identificare correttamente i giocatori del San Donato, difficoltà che nasce dal fatto che la numerazione di maglia non esiste. Cerchiamo dunque di riconoscerli sulla base anche di quello che riusciamo ad ascoltare da parte dello speaker Domenico Ippoliti. Spolon intanto rimette il pallone in gioco con Perotti. Pallone dunque che viene rimesso in gioco. E c'è dunque ancora una volta Raffaiani che ha tentato, sta tentando di liberarsi del pallone, ma è pressato però in maniera molto decisa dal proprio avversario. Alla fine guadagna un fallo laterale, era il massimo che poteva ottenere in quella circostanza. Atletico Sabotino che sta provando in qualche modo a cambiare una situazione che la vede sotto di 3 gol. Non è per nulla facile, attenzione però, arriva un altro gol splendido. Ci sembra proprio centra ancora una volta, che fa poker, un diagonale che batte inesorabilmente Vanon. A questo punto possiamo dire che il San Donato B, a meno di clamorosi colpi di scena, può iniziare sicuramente a festeggiare una vittoria importantissima in questa edizione. Arriva anche il gol, il sesto gol, il Sabotino ci sembra un po' frastornato, arriva anche un rinvio rabbioso da parte di Vanon. Il gol del San Donato B. Cercheremo di capire poi chi è stato l'autore del sesto gol, non siamo riusciti a capire dallo speaker l'autore del gol che sta chiudendo questo primo tempo, che comunque è stato largamente dominato dalla formazione del San Donato B. Finisce dunque 6-1 questa prima frazione, ci risentiamo per il secondo tempo. Siamo collegati dunque con il campo sportivo dell'Agora perché sta appena iniziato il secondo tempo. Adesso siamo stati in grado di, a questo punto, di capire anche chi ha segnato il sesto gol. Intanto abbiamo Centra che prova a fare questa percussione, riesce in questo caso a uscire palla piede Di Maggio, poi ancora sulla sinistra il San Donato B con Della Nora. Siamo adesso in grado anche di riconoscere i giocatori grazie al contributo di un sportivo appassionato che conosce chiaramente i giocatori in campo e può dunque darci una mano. Attenzione però, c'è l'Atletico Sabotino che ha subito davvero una sequenza di gol nel finale del primo tempo che da battere davvero un toro. È sotto infatti nel punteggio per 6-1. Il sesto gol non eravamo in grado di dirvelo adesso, però sì, è stato Della Nora, dalla Nora a realizzare il gol del 6-1 per la formazione del San Donato B, che sta dominando questa gara dopo questa prima frazione di gioco. Adesso vediamo se ci sarà la reazione comunque dell'Atletico Sabotino, una reazione chiaramente d'orgoglio, e il risultato a questo punto ci sembra davvero difficile da ribaltare, da recuperare. Vediamo se però la formazione maglia verde riuscirà in qualche modo a reagire. Intanto il fallo di mano, anzi no, scusate, è stato un fallo che ha subito il numero 6 dell'Atletico Sabotino, Liceti, ha commesso, scusate, Liceti, quindi dunque il San Donato che può riprendere il gioco. Perso il pallone intanto da Di Maggio, che ha commesso il fallo su
Munari. Calcio di punizione dunque a favore dell'Atletico Sabotino. E sul pallone ci sembra Perotti. Sarà probabilmente lui a calciare in porta. L'arbitro intanto fa rispettare la distanza. Due uomini in barriera. Vediamo se Perotti riuscirà a trovare il varco giusto, il pertugio vincente. Riuscirà a battere il portiere del San Donato B. Arriva la conclusione che viene però deviato proprio dalla barriera. E abbiamo Ballerini che ha difeso la porta, difesa appunto, difeso la porta del San Donato, scusate. Intanto abbiamo Spolon che riceve palla, può provare la conclusione, ribattuta ancora il Sabotino che guadagna un nuovo calcio d'angolo. Ha iniziato sicuramente meglio la squadra in maglia verde dopo essere stata travolta nella prima frazione di gioco. Intanto il pallone che è stato calciato direttamente in fallo laterale, viene ripreso il gioco. Marinelli intanto che prova l'apertura, ma non è preciso il suo lancio, c'è comunque il fallo laterale guadagnato ancora dall'Atletico Sabotino. Spolon. Munari riesce per un attimo a controllare, poi viene anticipato, si lotta a centrocampo. Pallone che viene guadagnato ancora una volta da San Donato. Di Maggio per Della Nora che perde però il pallone, lo riconquista. Si lotta ancora furiosamente con Della Nora, bravissimo a servire di tacco, centra che può andarsene sulla destra, spara questo destro, centra. Molto bella questa conclusione di centra che sfila sopra la traversa accarezzandola, praticamente esce sul fondo. Ancora centra che è veramente il fattore dominante di questa gara, di un'ottava sopra il livello di questa partita. Proprio centra, ci sembra proprio lui che ha tentato questa percussione. E quindi c'è il portiere del Sabotino che può rimettere la sfera in gioco. In avanti tanto Munari che lotta, viene anticipato da Ballerini in fallo laterale. Sul pallone Spolon. C'è Di Maggio intanto che prova a seguire Della Nora con un pallonetto. Della Nora si impegna a tenere il pallone in gioco, ci riesce. Poi abbiamo ancora l'intervento difensivo di Liceti, molto pulito per Munari che si libera per un attimo del proprio marcatore. Ancora Della Nora, può ripartire sulla sinistra, riesce a servire, centra poi sul pallone Di Maggio che viene anticipato e c'è un'azione convulsa che viene poi risolta da questo intervento da parte del portiere Morello. Il risultato, lo ricordiamo, è di 6-1 grazie al poker messo a segno dal fantastico giocatore centra che ha veramente fatto il bello e il cattivo tempo. Poi arriva questa conclusione intanto che è stata operata da Munari, che è anche l'autore fino a questo momento dell'unico gol messo a segno dall'Atletico Sabotino, che lo ricordiamo sta perdendo nettamente questa finale, ma è stata comunque molto molto brava ad arrivare comunque in finale a battere la squadra del San Donato d'Alto. Attenzione, ancora un tiro a giro da parte della Nora che trova comunque Morello attento sul secondo palo. Chance ancora dunque per il San Donato, che è stata comunque annullata, neutralizzata proprio dal portiere Morello, che è entrato in questo secondo tempo sostituendo dunque il primo portiere Vanon che aveva invece giocato la prima parte di gara. Intanto abbiamo Di Maggio sul pallone, prova Di Maggio a superare Spolon, non ci riesce, bravissimo Spolon, poi perde a sua volta il pallone, ci accentra, vediamo se centra ci impressionerà ancora con una sua conclusione, invece preferisce appoggiare a Di Maggio, il pallone che però è ancora in fallo laterale. Rimessa ancora laterale per Di Maggio, per centra, se ne va a centra, prova il sinistro, non è il suo piede, poi ancora Maggio che prova, bravissimo il portiere due volte, prima su Maggio e poi su Della Nora. Bravissimo Recanello, scusate, Morello che è riuscito a parare questa doppia conclusione. Ancora il San Donato B che prova con questo lancio, centra però non è riuscito in questo caso a essere preciso nella sua
il suo suggerimento. Ancora generosamente in avanti l'Atletico Sabotino con Mungillo. Niente da fare anche in questa circostanza. L'azione della squadra in maglia verde si era esaurita. Poi ancora Mungillo che guadagna il fallo laterale, battuto però in maniera irregolare da Mungillo. E dunque rimessa laterale che viene invertita. Attenzione però, intervento da parte di Perotti che poi prova di prima intenzione a concludere. Bravo Perotti, pallone che però termina sul fondo. E c'è allora Ballerini che serve sulla destra Bertacchini. Fallo laterale ancora guadagnato dall'Atletico Sabotino con Spolon. Pallone che può diventare buono per Mungillo, anticipato all'ultimo secondo, se non andiamo male, errati dalla Mora. Ancora Mungillo, intanto l'Atletico Sabotino sicuramente sta giocando meglio questa ripresa, più ordinata, più attenta in difesa e sembra anche più volenterosa in avanti. Grande grinta, grande determinazione. Ancora la formazione maglia verde che ci prova questo pallonetto che però non impensierisce la porta difesa da Ballerini. C'è intanto ancora la pressione da parte dell'Atletico Sabotino su tutti i portatori di palla, una pressione che sta sicuramente mettendo in difficoltà la squadra del San Donato B che non riesce più a uscire dalla propria difesa. C'è ancora Di Maggio che prova a liberarsi di Mungillo, non riesce Di Maggio e ce la fa in questo caso a superare un paio di avversari, poi però perde il pallone Caparbio, Mungillo che poi cerca con un numero di trovare spazio sulla destra, non ci riesce, allora ancora Di Maggio che può rimettere il pallone in gioco. Lo stesso Di Maggio poi gioca il pallone sulla destra per Della Nora. Pallone ancora una volta perso. Atletico Sabotino che prova con questa penetrazione del numero 9 Ronzano. Niente da fare anche in questa circostanza, chiuso molto bene la difesa del San Donato B, risultato che non è cambiato rispetto al primo tempo. Attenzione ancora il numero 9 che sbaglia però da posizione molto favorevole, lo stesso Ronzano ha dato fastidio a Ballerini, ha conquistato palla, non è riuscito, era forse in posizione troppo defilata per riuscire a segnare il gol del 6-2. Poi ancora Riccanello che cerca dalla lunga distanza di sorprendere Ballerini, conclusione però debole. E allora ancora Di Maggio che è continuamente pressato. Il San Donato B sta soffrendo in questa ripresa nonostante l'ampio vantaggio. Dalla Nora, San Donato B che sta cercando di uscire dal proprio guscio dove è rintanata per la pressione costante da parte dell'Atletico Sabotino. Attenzione però, c'è questo pallonetto che sfiora il palo da parte di Marocco che davvero... Marocco che ha tentato dunque di questo pallonetto da posizione ravvicinata. Il San Donato dunque è riuscito a rendersi pericoloso, poteva segnare il gol del 7-1. Ancora dunque una chance per la formazione del San Donato. Di Girolamo ha perso palla, poi la riconquista. Di Girolamo se ne può andare sulla fascia sinistra, cerca Di Maggio, non riesce però a dar pionare questo pallone, era difficile in verità, irraggiungibile per lui. Ancora il San Donato che prova e arriva ancora questa sventola da parte del solito centra, vola però molto bene il portiere Morello dell'Atletico Sabotino che è stato autore di diverse parate. Molto attento il portiere in maglia verde. Di Maggio intanto che cerca di liberarsi del proprio avversario, non riesce a tenere il pallone in campo però. Pallone che viene dunque rimesso in gioco ancora dal Sabotino con Di Girolamo che riesce ad anticipare molto bene in questa circostanza. Ronzano lanciato a rete. Mungillo può dunque effettuare questo calcio d'angolo, trova la collaborazione da parte di Rosiano che però non trova nessuno al centro.
secondo tempo che sicuramente è molto più equilibrato. C'è da dire che intanto c'è ancora Marocco che ha provato a liberarsi del pallone. Ancora Marocco, lanciato a rete Marocco, ha due avversari da superare, riesce a liberarsi del proprio diretto marcatore e poi a calciare di prima intenzione di esterno destro, viene però anticipato in fallo laterale. Bravo comunque Marocco a liberarsi in questa circostanza al tiro. Ancora Di Maggio, Di Maggio può esplodere il destro, deviato, presa difettosa e arriva poi Centra, che fa dunque pochierissimo un tap-in vincente da parte di Centra, che timbra per la quinta volta la marcatura. Centra che ha segnato anche nel secondo tempo su questa respinta difettosa da parte di Morello, che comunque era stato molto bravo in diverse circostanze in questa ripresa. 7-1 dunque. Il risultato che a questo punto si fa davvero pesante per l'Atletico Sabaudino, che sta subendo probabilmente un parziale eccessivo. Ancora bravo Morello, che ha neutralizzato questa conclusione da parte di Marocco, ben servito da Di Maggio. La formazione del San Donato che chiaramente tutte le volte che prova un'accelerazione offensiva è in grado di offendere, di arrivare comunque al capolinea. Nei primi minuti della ripresa però è stata costretta ad una fase difensiva proprio dal forcing offensivo operato dalla formazione del San Donato B. Attenzione, tanto la partita sembra nuovamente cambiata dal punto di vista del gioco tattico. Il Sabaudino ha finito probabilmente, ha esaurito il proprio pressing, adesso sta uscendo nuovamente il San Donato. Ancora Di Maggio che prova questa penetrazione, arriva Marocco che dunque può siglare il gol dell'8-1, arriva anche il sigillo di Marocco. A questo punto la formazione del San Donato, che aveva già comunque ipotecato in qualche modo nel primo tempo la vittoria di questo torneo, può chiaramente gestire con tutta tranquillità questi ultimi minuti della ripresa dall'alto di un vantaggio a dir poco rassicurante. 8-1, ancora Di Girolamo che ha voglia di lottare. Di Girolamo mette questo pallone al centro, ancora per Marocco, ed è 9-1. È un'esecuzione davvero questa per l'Atletico Sabaudino, che sicuramente sperava di vivere una serata un po' migliore. Sotto 9-1 e a questo punto ci sarà spazio per tutti, una girandola di sostituzione. Un applauso intanto spontaneo di incoraggiamento parte per la formazione maglia verde, che comunque sta perdendo nettamente questa finale, ma ha comunque avuto l'indiscusso merito di essere arrivata a questa fase conclusiva del torneo e di giocarsi questa finale davanti a un pubblico a dir poco numeroso. Più o meno possiamo stimarlo nell'ambito delle 500 unità quantomeno. Davvero tanta gente che sta partecipando a questo spettacolo. Ricordiamo, è un antipasto prima della finale del Lingekallen, la 28ª edizione. Siamo ormai alle battute conclusive. Arriva il destro da parte del numero 10 del Sabaudino, Mungillo. Ancora però Mungillo che ci prova, Mungillo che comunque ha fatto vedere sicuramente di avere piedi pregiati. Tutte le volte che ha tirato in porta ha sempre comunque impegnato il portiere del San Donato, che comunque si è ben disimpegnato. Ballerini ha fatto comunque il suo dovere. Attenzione intanto, progressione da parte di Centra che serve Marocco, ci prova Marocco ad allungare il piede per segnare il gol che poteva valere la doppia cifra, non è riuscito però in questo caso a centrare lo specchio della porta. Sempre dunque 9-1 e si riprende dunque con questa situazione. Tanto spolone che è stato anticipato da Di Girolamo, che prova questa serpentina ubriacante, poi serve Marocco che non è freddo in questa circostanza, non è glaciale in questo caso Marocco, che poteva sicuramente far meglio. Non c'entra lo specchio della porta Marocco. Ancora però lui che riesce a recuperare, a disimpegnarsi molto bene, si rifà ampiamente Marocco che riesce a imbucare il pallone sul secondo palo. Rasoiata imprendibile per il portiere Morello. Dunque 10-1 per il San Donato,
che sta dunque anche in questo secondo tempo legittimando una superiorità che è apparsa evidente sin dalle prime fasi di questa partita. Sicuramente una prestanza fisica superiore, anche un'abitudine probabilmente maggiore a giocare partite di questo spessore. E sono fra l'altro anche, lo ricordiamo, i giocatori del San Donato, i campioni in carica del campionato esordienti calcio a 11. Abbiamo avuto modo anche di commentare le loro performance, le loro prestazioni proprio a Norma. Abbiamo visto infatti trionfare e vincere con formazioni del calibro e del blasone del Latina e del calcio Sezze. E dunque anche si spiega questo parziale fino a questo momento maturato, molto molto pesante, molto molto gravoso per l'Atletico Sabotino. Sono dunque probabilmente alcuni dei giovani più interessanti del panorama sportivo provinciale per quel che riguarda la categoria dei 99. Splendido intanto il tiro a giro che ha provato il giocatore dell'Atletico Sabotino, Perotti, che però non è riuscito a trovare la realizzazione. Ancora Marocco che si sta esprimendo molto bene in questa ripresa, se ne va Marocco in velocità, poi non riesce a mettere il pallone al centro. C'è da dire che ciascun giocatore del San Donato si sta esprimendo sicuramente sui propri livelli. La finale che probabilmente era già scritta alla vigilia, il Sabotino ha tentato con le armi della generosità e anche con il pressing all'inizio del secondo tempo a impensierire la squadra del San Donato senza però riuscirci. C'è intanto Marocco che però cerca di un virtuosismo probabilmente inutile, poi ha provato in questo caso Marinelli che però è stato contrastato nella sua conclusione. E dunque il San Donato, possiamo dire che succede al Frosinone per questa nona edizione dell'Ince Callen Junior, direi con pieno merito, avendo giocato un calcio davvero molto molto efficace, molto piacevole, e ha anche dimostrato una superiorità assolutamente indiscutibile. Ancora Marinelli, progressione per Marocco, non controlla bene però Marocco. Ancora però Marinelli che riesce caparbiamente, Di Girolamo che è riuscito a riconquistare il pallone e poi a battere nuovamente Morello. E dunque per lui, dopo il gol, si è realizzato il primo tempo, arriva anche il secondo sigillo personale. Risultato che dunque in questo caso è di 11 reti a 1 a favore del San Donato. E dunque la partita finisce qui, il San Donato vince questa nona edizione del torneo Ince Callen Junior battendo l'Atletico Sabotino per 11 reti a 1. E dunque con questo risultato possiamo quindi salutarvi facendo i complimenti alle due squadre in campo che hanno comunque regalato dello spettacolo, piacevoli giocate, anche se la gara è stata a senso unico. Complimenti vanno anche all'Atletico Sabotino che comunque ha avuto il merito di essere arrivata in finale. Finisce dunque qui questa nona edizione con il San Donato che conquista questo trofeo. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo dunque appuntamento ai prossimi eventi sportivi.